Putele a mare e date una regolata. Non so che cosa sto facendo oggi. Come sbarazzarsi di una barca di galline? Solo a vedere una gallina nel menu della pagina, quando sono andato a scaricarlo sto gioco, sono rimasto a bocca aperta. Salve a tutti ragazzi, siamo con un'altra puntata di giochi strani, o almeno per il momento lo ritengo strano, con lui Vincent e siamo con Blood Hand Down. Abbassa la gallina. Ma vabbè, noi ci giochiamo. La bocca ovviamente manca. Poi mi dici tu come fai a parlare. Ah, forse c'hai tutta la barba e allora non si vede, vabbè. Ah, ma quindi... Ah, io pensavo fossi... Pensavo che io facessi la parte del questo qui. Intanto prima aveva fatto lo stesso verso del capitano là dei Simpson. Arr. Arr. Sei serio? Ma io non ho capito il nesso. Dovrei togliere di mezzo tutte le galline. Non ho capito. Io provo a farlo. Perché quello sta mangiando l'albero maestro, questa qui? È più che complicato. No, questo si schiude, scommetto. Oh mio Dio, quanto è complicato. Muoviti. Non so se sto facendo la cosa giusta, forse sì. Certo, nella vita reale non farei mai una cosa del genere, perché comunque le galline si mangiano. Non è che si fanno esplodere in questo mondo. Sto scherzando, cioè, si mangiano, ma non è una cosa normale. A quest'ora gli animalisti già mi avrebbero bussato alla porta. Quante galline! Non so quale prendere, cioè l'imbarazzo della scelta. Il problema è che continuano a fare, boh, non lo so. No! Oh, quella volava. Ah, ma aspetta un attimo. Oddio, oddio, oddio! No, 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 no! Che succede? Raga, sta affondando tutto! Se ne nascono troppe, allora giustamente il peso delle galline va a influire nel peso della barca. In poche parole affonda. Io potrei anche provare a fare il più veloce possibile, ma è complicato. Eppure sto facendo il più veloce possibile. Il problema è proprio questo, che se loro continuano a fare le uova, questo lo chiamerò... No! No! Vabbè, è quella... È ritornata qui! Ritornano pure al proprio nido! Eh no! No, raga, pazzesco, io sto cercando di fare il più veloce possibile, ma niente. Ma andremo avanti sempre così. Ma poi che ce ne... Che te ne facevi? Cioè, io mi domando, questo qui, che se ne faceva di tutte ste galline? Ovviamente, non è che si può rompere l'uovo della... vabbè, invece mi dice pure il mouse. No! No, sali! Scusa, io, se fossimo due persone a farla sta roba, sarebbe molto meglio. Io uno sono, io non so se c'è un modo per riuscire a farlo il più veloce possibile. Ma io... ci sto provando, ma questo è messo proprio in posizione. Anche questa. Poi vi siete messe precise. Hanno una velocità a nascere. Non è che diventano pulcini, no, in un attimo diventano galline. Io non so come si fa. Secondo me è impossibile sto gioco, cioè, non può essere, non si può finire. Perché io, come vedete, sto facendo il più veloce possibile. Ci sto pure riuscendo. Sono diventato più veloce di prima. Ma perché una volta che hai preso la mano, è tutto più semplice. No! È volata! Questa muschia intanto da una grinta. Se però smettetela di fare uova. Cioè, queste fanno uova a volontà. Non si finiscono mai. Sai che bella frittatona che ci facciamo con tutte queste uova? Certo, se le prendessimo in un attimo. Ecco. Cioè, io mi domando, ma va bene che... Però è impossibile. Ma se io mi buttassi dalla nave, che succede? No, non posso. Le bombe. A cosa servono? Ah, capito. Magnifico, allora. Mi dispiace un po'. Magari ti levi. Magnifico, non ci avevo pensato.
Cioè, magnifico un corno, che un po' mi dispiace, ma sapete com'è. A volte bisogna fare il contrario di quello che ha ordinato la natura. Ormai sono diventato super agile. Una a te e una a te. Una a te e una a te. No, quella... No, quanti... No, vabbè. Qui non ce la faremo mai. Ok. Bombe a volontà. No, dai, però. Oh, questo è l'unico modo per levarsi tutte quelle galline. Io non so che cosa sto facendo oggi. Io seriamente sto facendo sta roba. Ok, se qualcuno... Mo, che salto della morte. Meno male che almeno io non esplodo. Beccatevi questa. È un po' crudele questa roba. Oh, ma quella vola. Ma da dove nascono gli altri? Capitano, io sto facendo il più veloce possibile, eh. Peccato che però queste, nel frattempo che io faccio, queste nascono. Le palle di cannone sono finite. Come faccio? L'unica è lanciare le galline qui dentro. Peccato che non è così semplice. Eva quel paese. Niente. Vabbè, da due. Ma come hanno fatto a nascere? No dai, impossibile. Ah, capitano, e date una regolata. Ah, va, va. No. Utile a mare. Via. Ho fatto rimbalzare quella. Michael Jordan. No, ma... Sì, vabbè, a galline. Non ho mai fatto una cosa così. Ragazzi, io spero che questo video abbastanza strano, io oserei dire strano, ma veramente strano, un video sulle galline, come sbarazzarsi di una barca di galline. Ci stavo riuscendo, peccato che però è complicatissimo. Vabbè, io spero che questo video abbastanza strano, uno dei video strani ormai, abbiamo incominciato sta serie sui videogiochi strani e continuiamo. Mi diverto con poco, come dire. Vabbè, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, mettete un bel mi piace, commentate, iscrivetevi se non l'ho ancora fatto e mettete un bel mi piace anche alla gallina. Mm-hmm.